Un grave incidente stradale si è verificato martedì sera poco dopo le 20. Un pullman di persone in gran parte di origine ucraina è finito giù dopo aver divelto un cavalcavia vicino Mestre. Il bilancio provvisorio parla di 21 vittime, in parte giovanissimi, e di 15 feriti. Molti di essi sono in condizioni critiche in diversi ospedali della zona. Una scena agghiacciante si è presentata sia in chi in quel momento ha assistito a quanto è avvenuto, che fra i soccorritori giunti immediatamente sul luogo della strage. Dopo diverse ore sono state riattivate le linee stradali e ferroviarie vicino al luogo dove è avvenuto il tutto. Ancora da stabilire che cosa sia effettivamente successo. Fra le ipotesi, quella di un malore del conducente. La magistratura veneziana ha aperto una indagine. Man mano che sono passate le ore, una prima ricostruzione dei fatti è nota. Il bus è precipitato da oltre 10 metri. Dopo aver urtato violentemente una doppia barriera di protezione del cavalcavia della Bretella che da Mestre porta verso Marghera e l'A4. Unanime il cordoglio delle istituzioni politiche nazionali e regionali. Il capo dello Stato Mattarella ha telefonato al sindaco di Venezia per esprimere il cordoglio per quanto è avvenuto. La Premier Meloni, in costante contatto con il ministro dell'Interno Piantedosi, ha comunicato la sua vicinanza a feriti e familiari delle vittime per seguire l'evolversi della vicenda.